Buongiorno a tutti, o buonasera. E oggi volevo presentarvi la mia collezione di profumi cosiddetti designer, quindi di stilisti, profumi commerciali e alcuni profumi di Erbolario e di Elan, quindi profumi di erboristeria. Primo che vi voglio presentare, quindi molto velocemente, è questo, che è un 30 ml ed è 24 Faubourg di Hermès. Non mi piace molto, è un profumo, un regalo, a me molto caro, ma un vintagione, come si suol dire. Poi abbiamo qui Anaïs Anaïs di Cacharel, l'original. Per me sa molto di giglio, un profumo che mi piace tanto perché è un profumo che io trovo gotico. Il fatto che piaccia, io ho 37 anni ed il fatto che sia stato, diciamo, il profumo, uno dei profumi più ambiti delle 14 anni della mia generazione mi fa un po' pensare perché a tutt'oggi credo che le ragazzine disprezzerebbero questo tipo di profumi, prediligendo i cosiddetti come si dice? I cosiddetti zuccherosi e molto dolci, non floreali, ma gourmand, che vanno molto da ventina di anni a questa parte. Poi ho di Erbolario Garofano, un profumo discontinuato, ma che comunque mi piace molto. Non si è capito, ma Garofano e Giglio mi piacciono tanto. Un altro profumo sempre di Erbolario acquistato oggi è Myrrh, Mirra di Erbolario, dicevo discontinuato. Questo profumo che mi piace molto, Eau de Noir di Bulgari, Eau Parfumée, molto 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 buono. Poi qui di Hermès un profumo che sa di pioggia, mi ricorda la pioggia in India. E Un Jardin après le mousson di Hermès. Un profumo di Lush Last. Per le persone a cui piacciono profumi forti, brucia narici, questo è un gelsomino molto naturale canforato. Due versioni di Erbolario, il profumo discontinuato. Anche qui Narciso Sublime, se si vede. Narciso Sublime, questo è l'estratto di profumo e questa è l'acqua di profumo. Un altro profumo di Lush Sun che dovrebbe imitare, credo, Orange Sanguigne di Atelier Cologne. Poi qui un profumo che mi piace tanto, molto molto carino, è della Parfumerie Tiki Tahiti. Almonoi, uno splash perfume, come vedete non ha lo spray. Se vedete lo schermo vibrare è perché i miei gatti si lanciano sul tavolo. Poi abbiamo qui un vintagione Organza di Givenchy. C'è una signora che passa, beh, tranquilla. Poi
Tè de vigne, un'acqua profumata tè de vigne di Caudalie. Abbiamo quasi finito. Buono di Tahiti di Elan. Bevo anche l'acqua profumata che ho terminato. La nuova uscita di Erbolario, Fior di Salina, che mi piace veramente tanto. Veramente tanto mi ricorda tanto la macchia mediterranea. Mi piacciono questi profumi ozonati. E un po'. Ci sento dell'iris. E forse anche un po' verde, devo vedere ancora bene le note, devo studiarmelo bene. L'ho preso oggi. Poi abbiamo qui Kenzo Jungle Elephant, è un tester quindi senza tappo. Buono, è riconoscibilissimo in giro, anche su altre persone. E poi qua ho una rosa. Non saponosa, ma non è nulla di particolare, purtroppo. Ed è Love Rose di Reminiscence. È molto carino il tappo. Vi ringrazio e vi invito a seguirmi. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi e mettete il pollice in su. E lasciatemi un commento e ditemi quali profumi vi piacciono. E grazie per aver guardato il video e buona serata a tutti. Ciao!